Eravamo rimasti qua ieri, stavamo esplorando la parte di scarafoni giganti. Ma facciamo un'oretta e poi me ne voglio mangiare. Un'oretta qualcosa. Oddio, no! Ho tirato il buff, shit. Vabbè. Oh, lele. Oh là là, fatti un po' ammazzare, fatti un po' ammazzare. Vabbè. Abbastanza OP. Meno male che è finita. Sicuramente lo dropperei quello. Ah! Ah! Qui si mette male. Ah, porca! Oh! Ma ho capito, ma avevo evitato almeno un colpo. Vabbè. Wi-Fi, mi è sceso col Wi-Fi, il famoso Wi-Fi del cazzo, Wi-Fi. Oddio, quanto lo odio. Comunque il mio damage fa abbastanza cacà. Ma fa abbastanza cacà. Ah, non mi fate uccidere per forza. Ah, veramente? Questo non me l'aspettavo. Ok.
Però avrei bisogno di più danni. Cioè, indubbiamente i danni non mi bastano. Il colpo di fuoco è fortissimo comunque. What? Vabbè. Ma non è rimasto lì. Ma se l'ho invitato. Sì. Vabbè. Dov'è il punto debole, scusa? Ma non è vero! Ma rotolo! Va bene, va bene. Ho capito che l'output damage l'hanno fatto quando si erano ubriacati, va bene. Perché? Perché? Ma perché prendevo l'elettricità? Ma mica l'ho capito. Provato. Qual è il punto debole? La testa? Ah, va bene, certo. Ma in verità gli sto colpendo in testa. Ma non è il punto debole a testa. Certo, non potevo evitarlo, giusto? Cosa è successo? Che cosa è successo? Ah! Ma no! Vabbè.
qual è il punto debole? Ok. Madonna, quanto era coccio. E fanculo. Madonna mia. Però 10 per 20 secondi non è male. Quel cazzo che è male. È assolutamente ottimo. Comunque le mutagioni vanno potenziate assolutamente. No, non esplode. In qualche modo si aprirà lì. Ma ci sarà... Ma veramente, ci sarà un modo... Cioè li aggro tutti alla fine, ma non me ne frega. O devo stoppare tipo quell'energia. Qua non mi è sembrato vedere nulla. Qua è aperto, ma credo che non ci sia niente. No, infatti. No, qui uscivano gli ad prima. Eh no, non c'è nulla. Aspetta. Ah no. Non c'è interazione, non c'è hitbox, non c'è niente. Boh, strano. Vabbè, ci sarà un modo di aprire di là. Sì, da qualche parte si aprirà. Magari devo andare avanti. No. Beh, l'idea è quella, andiamo avanti. Ma quante ne so? Ah, ma c'è anche sta roba. Oh. Oh, 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 oh. Quando ti fanno la wombo combo che non ci capisci un cazzo ti... Vabbè. Ti uccidono male. Comunque io... È che sono ingombro di uno. Ah, rotture coglioni, guarda, dammi un cappello. Meglio. Scogliti. Ehi. Aia. Ehi, togliti. Oh, questa più resistenza all'energia, onestamente preferisco questa. Cercherò di evitare di più. Oh, sì, certo. A te all'inferno, va. Finiti? Ne erano tanti, eh. Oh, guarda lì. Ma l'avessi colpito una volta. Oh, cazzo, dietro. Mamma mia, i danni. Dai, dai, curati. Ho comprato.
Orda. Oh! Sbagliato. Che co... Insomma, gioco non... Se non mi fai capire che cazzo mi succede, non posso avere una countermossa. Mi è praticamente impossibile. Colpo delle fiamme è sempre migliore. Devo aumentare il flusso sanguigno comunque. La borsa è chiara. Ma che cazzo? Cattiveria o? No, è un'altra orda. Ma quante orde mi stai mandando di filo? È finita. No, un'orda più piccina almeno. Nah, sono corto di soldi. Ancora! Aia, oddio il danno. Cioè, legale il danno che piglio. Puttana troia. Devo aumentare assolutamente la mia vita. No, non so come. Vabbè. Ho un'armatura adesso del cazzo, effettivamente. Che mi obbliga a schivare praticamente tutti i colpi, però. Ah, ecco qua. Culo. Vai di rigenerazione, salute grigia. Così almeno mi rigenera un po' prima la vita. Devo capire se c'è un modo di aumentare. Vabbè. Allora. Elettricità, salute. Ma è in orda? Sono... Merda! È un'orda. Dai, forza! Che cazzo è, mo? Figli della merda. Dammi più asp comunque. Sì. Cerchiamo di arrivare a livello 10 con il lo sfidante. Così iniziamo ad avere quelli al massimo. Il medico comunque il 4 non è male. Più che altro è un boss fight che almeno ce l'ho settato al massimo. Ok, qua ho esplorato. Qua pure. Eh? Vabbè, c'è cioè, qua un po'. Ah, boss. Interessante. Cos'è questo? Come ora senti? Vabbè che sei qua da mezz'ora, cioè.
L'odore lo dovevi sentire mezz'ora fa, non adesso. Ma non mi prendo dei problemi. A livello di soldi non sono messo benissimissimissimo. Ma infatti devo capire se c'è un modo di aumentare i soldi. Che carino. Bello. Ouch. Devo andare con l'arco? Oh. Sì, perché non è lui il mio nemico, è quello che c'è dentro. Oh. Ho un bel po' di problemi contro sto robo. L'ho colpito, mo. Ma che cazzo succede? Oi! Ma l'avrò colpito? Ma è fighissimo sto boss. È bellissimo. Ah, è lì, figlio di te. Ah, la piaga. Ok, mi piace. Comunque l'arco era comandabile, sì. Mi serve, veramente dovrei mettere cecchino, dico la verità. È la cosa più intelligente da fare. Anche se ci riuscirei con quest'arma a buttarlo giù. Ah, che bastardi! Oddio! È bellissimo, no, comunque col fucile a pompa va bene, dai. Cioè quando lascia il corpo è targettabile. Certo, un colpo di cecchino mando quasi all'altro mondo con un one hit. Ma comunque non è difficile sto boss. Oddio. Beh, se ti prende così ti manda al creatore. Ah, aumento. Interessante. Allora, provo con l'arco, ma non lo so. No. Aiuto. Perché mi spero. No, forse è peggio. Perché giustamente c'è l'idea di stare fermo e... Non lo so, aspetta, proviamo con l'abilità.
Vabbè, che figlio di puttana. Metà vita. Non so se è meglio o peggio. Le uova contengono gli schifi. Non è per niente facile sto cazzo di boss. Molto carino, mi piace come boss, come design, come idea. Abbastanza originale. Minchia come schiva. Avrei bisogno o del fucile a pompa o della mitragliatrice quando inizia a schivare. Però vabbè, lo colpisco, Salirà lì, immagino. Ma no, c'è un altro. Oh, fanculo. Se ti inizia a colpire ti manda all'altro mondo. Un problema di stamina che è grosso quanto una casa. Va bene! Allora. Si fa, Allora, forse fucile a pompa qua è meglio. Ok.
Lo devo tirare giù abbastanza in fretta. Ma il danno? Oi! Ma porca! Ma gioco ti sei buggato male, eh. Ti sei buggato male, io ho tirato la F. Non posso portare. Comunque gli faccio un male allucinante queste cose. Cioè anche se dicessi, decidessi di ucciderli sarebbe abbastanza worth. Madonna, cattiveria. Ma perché ero così tanto rallentato? Ehi! Come si muoveva? Poco ti fa malino, vedo. Ha le percentuali sto boss. 50% K. Ho finito le ammo. Oh, bene. No, no, qua. È un fair, senza armi. Le ammo non faccio un cazzo. Me l'ha tirata addosso. In parte che non ho ancora individuato dov'è. Ehi! Ah, ma non si tolgo. Ah, oh no. Ok, le carcasse quindi esplodono. Va bene. Allora, credo che la mod non va bene nel tornado in fuoco perché non lo cattura. Fa male ma non lo cattura. No, no, va bene così, dai, proiettili in fuoco qualcosina uso. Madonna. Che schifo di danni però. Dai, forza. Ma a tempo. Oh no, è peggio per me. No, è a tempo. Non va bene. Miseria. Ehi! È sicuramente a tempo. Non posso portarlo più. Sì, ma dov'è lui? Dov'è? Ah. Capito Peppinella, però ma non è vero. Wow. Sei un bel po' buggatino, animaletto mio, anzi insetto mio, un bel po' buggatino. Dov'è che sei, mo?
merda, avrei bisogno di rigenerazione in più. Credo che va un po' rivisto alcune cose di questo boss, perché certe volte ti entrano i danni e dopo lo vedi il danno. Beh. Credo che qualcosina non funziona come si dovrebbe in questo boss. Qualche animazione, qualche glitchino. Comunque è un boss che, come tanti altri, basta un bel burst. Cioè i danni lo fai facilmente. Se sale su questo coso muore. Era sull'altro. Sniper! Madonna che mira! Pum pum pum! Non puoi star ma fermo. La cura serve relativamente a poco. Proviamola. Non lo vedevo, sì. Porca miseria, mi ha preso. Dov'è che è finito? Ah, lì, l'ho visto. Questa cosa del salire è una pazzia. Comunque no, mi conviene stare giù. È più difficile che mi prenda così. Anzi, forse è del tutto impossibile. Ah no, se si allontana mi piglio. Però ravvicinato no. Perché lo sto inseguendo. Cazzo, mi ha preso. Ma non hai punti deboli quando sei così? Ma veramente nessun punto debole? Cioè quando è dentro ha punti deboli, quando è fuori no? Porco can... mi conviene spararci quando è dentro. Ho aumentato la velocità comunque, eh. Oh no!
Neanche un hit. Visuale oscurata. Dove? Eccolo. Non manca tanto. Non è vero. Dove? No, è chiuso, chiuso, chiuso. Non lo vedo. Lì, visto. Quasi morto. Quasi. No! Sono proprio sotto. Non ho vita. Ho la C. Dove? Dammi la visuale, dammi la visuale. Era lì? No, mi ha colpito! Dove? Eh no, sto in ricarica. Oddio, ha laggato tutto, pensavo di essere morto. Bello, tosto. Qualche problemino probabilmente di bug o mica bug. Non riesco a credere di aver ucciso quella cosa. Clementine sarebbe passata da qui. Se così fosse, sono quasi sicura che quella cosa sarebbe morta. Va bene, ma sappiamo dove è Clem, protagonista. Piano Pratmo, 1542. E dialoghi stupidi, cazzo. Vabbè. Guadagno 3 di vita al secondo, fra non molto, vero? Così almeno quando mi hittano mi rigenererò quasi subito di tutta la vita e posso tornare on. Checkpoint. Non ho un cazzo di soldi. È sempre la stessa cosa, figa. Non ho mai un cazzo di soldi. Ho appena ucciso lo scarafone. Carino, boss fight carino, ma penso che sia un po' glitchato. Però molto carino la boss fight. Comunque ciao Fed. Merda. Non vedo niente. Ah, oh. Ah. Eh? Eh? Punto debole a schiena, ok. Punto debole a schiena. Non so se mi serve il punto debole, però buono a sapersi. Mm-hmm.
instance. Mica, qua stiamo facendo un instance dopo l'altro. Pare che la mappa è sia più ampia che c'è meno roba. Cioè, le altre mappe erano tutte schiacciate, ma c'era un fottio di roba. Un fottio di add, un fottio di minion. E quindi ti dovevi soffermare molte volte a ammazzarli. Ma invece tipo tiro dritto. Ah, è una prigione, ok. Immensa. Ah, si è aperto. Quindi mi devo chiudere dentro, mi sa di... Perché lui adesso sta chiudendo quello davanti. Quindi io qua prima che chiude devo passare. Eh sì. Ah no, si chiude. Ah. Ma cosa serviva il pulsante? Boh. Non hai completato il tuo incarico. Cerca le scintille dell'anima e torna qui. Ah. Cioè lui è qua dentro, quindi. Va bene. A molti livelli. Vediamo. Quindi qui c'è un instance che non posso farci una minchia, mo. Cazzo, l'ho settato a livello 13 instance. Non abbastanza sempliciotto. Vediamo, dove vado? Scintille dell'anima. Proviamo ad andare di là. Ok, ci siamo. Che schifo di danni. Ok. Qui c'è l'instance. Ah, ancora? C'è un sottomondo anche qua? Se un'altra instance con quella io prima devo cambiare arma. Scarafoni? Sì, figa, devo cambiare arma. Però potrebbe esserci un mix qua di nemici. Ah, ho preso un danno, figa. Ma shottato. Ma in culet. Ho preso un danno. No, c'era lo smeraldo. No, io sono morto. No. Sì. Vabbè, andiamo. Onestamente, boh, non lo so, dai, la tengo, però, boh. L'output damage è elevatissimo. Puttana troia. Apocalisse morirò a spam. Cioè, veramente mi hittano. Per quanto ho messo full vita, mi shotta. Non mi dà possibilità di contrattaccare. Non ho proprio niente. Sbagli, muori. Sbagli, muori. Eppure ho settato full vita, giusto? No. Ci sarebbero due punticini da mettere in vita, in verità. Ah, vattene. Potrei anche farlo. Brutte notizie.
Guarda che danni! Maddo! Bella schivata. Quanto vi odio. Meno male che è sciotto. Porca miseria. Maledizione. Vabbè. Si mette mano. Eh no, sì. Non mi voglio pozzare, vai. Cioè. Con l'arco lo faccio immensamente più difficile, dico la verità, però vabbè dai, proviamo. Non è proprio la mappa arco questa. Poi se gli aumento i danni magari lo potrebbe diventare, perché tipo avrei un fucilozzo. Un po' come il fucile a cecchino, che è potenziato abbastanza bene. Quindi fa così tanti danni che... sciotta. Vabbè dai, basta fare un po' di soldi e li investo tutto nell'arco e vediamo. Sembrerebbe aperta. Però non lo è. Va bene. Ma perché dovrei venire qui a vedere sta roba? Cioè, tu mi fai vedere che c'è qualcosa lì. Ok, ma... perché dovrei... cioè, immaginavo ci fosse qualcosa. Boh, forse il gioco mi vuole solo dire, guarda, c'è qualcosa, ricordatelo. Va bene. Ehi, sali. Anche qui non pigio un cazzo, quindi nemmeno, vabbè. Sono scarafoni qui. Oddio, mi sembra di sì. Cazzo, ma sono iper tecnologici, ma sono stati fatti fuori dagli scarafoni. Il protocollo di quarantena sarà avviato se le forme di vita virulente non saranno neutralizzate. Ok, ammazza tutto. 5 minuti ho visto. Ho 5 minuti di tempo. Veloce. A me va bene, dai, 5 minuti potrebbero essere più che sufficienti. Però non voglio perdere tempo, ma questa cosa la devo fare. Sì, o muore, immaginavo. Ehi! Vaffanculo. Forme di vita virulente ancora presenti. Eh sì, un attimo. Ma poi io muoio e loro no. Fammi capire. Che cosa fa? Lancia le fiamme a tutti e poi non muoiono loro. Ovviamente io cioppo.
Eccoli che arrivano. Ho un grosso problema. Vabbè, sti danni però illegali. Ma vaffanculo, danni illegali 2, seconda parte. Terza parte. Centesima parte. Poi? Grazie. Ok, provo a correre un pochino, però la mia curiosità mi spinge a esplorare. In verità ho esplorato, non trovo niente. Leggerò l'anello dopo. Un'altra orda. Bene. Che cazzo? Pure mentre muore rompe il cazzo. Vabbè. Ah, pure. Sì, ho capito, Peppinello, rompere coglioni, mo. Tre ore me lo sta di... Alla centesima volta avrò mica capito. Fottiti. Certo che devo ricaricare. Vabbè. Grazie, arrivederci. Ma semplice. Basta correre. Semplice. Da un colpo che ha appunto di me. Ok, lo teniamo presente. Sì, sì, ho una bella build. Cioè, l'unica cosa sono quando voglio provare delle armi nuove, tipo il fucile. Che ovviamente non va bene perché... no, il fucile, la... Come si chiama? Figa. Bello, lo voglio. Il l'arco. A parte che l'arco qua va utilizzato poco e niente. Ci sono le mappe dove l'arco premia, ma delle mappe dove l'arco fa veramente cacà. Poi ripeto, a meno che non lo porti al massimo, allora fai one hit, one shot. Quello sì. Ma proprio perché sta al massimo dopo. Ecco, l'unica cosa che mi dispiace... Ma, perché non si è aperto qua, scusa? No, devo trovare la chiave. No, muoio dentro. Vabbè, dai, cerchiamo la chiave. Tanto ho tutto il tempo del mondo ora. Ho tutto il tempo del mondo. L'unica cosa che mi dispiace è che per potenziare altre armi ci sta una vita. Come un po' su Dark Souls, come gli altri giochi. Che alla fine ti vogliono dire, vabbè, divertiti. Ma poi segretamente è scritto tra parentesi, vabbè, divertiti, ma fai un nuovo New Game Plus. E io sono lì a tagliarmi le vene a dire, no. No.
Soprattutto con Elden Ring, che New Game Plus non è concepito che aumenta la difficoltà. Cioè, sì, in parte sì, però non ci sono robe nuove. Non è procedurale come questo gioco. Allora, io ho visto un punto dove potevo cadere. Secondo me, da dove potevo cadere, potevo fare robe. Qua. Sì, minchia, si vede. Palese. Palese. Ma... Sì. Ma forse qua mi manderà altrove. Aspetta. Ma non è possibile, no, no, ci sarà il segret qui. Eccolo qua. Eccolo qua, trovato. No, io te l'ho detto, bisogna scoprire, bro, se per avere le armi devo per forza tenermi questa partita qua. Eh no, ma figa, devo andare al... Vabbè, ma ci vado a piedi. Cazzo mi serve? Cioè, se mi devo tenere questa partita qua o se ne posso startare un'altra. Che cos'è sta roba? Li sento, sono come dei colpi cadenzati. Come un martello sul del metallo spesso. Io ho seguito le rumore una volta. Ho provato a trovarne la fronte. Mi sono avvicinato e i colpi si sono fermati. Non c'era nessuno. Ho trovato un'ammaccatura nei tubi che prima non c'era. Pensavo. Ti ricordo, Renna? È sparito quando siamo arrivati ad Alepsis Town. Non è mai stato ritrovato. Li ha sentiti anche lui, però non l'ha detto a nessuno. Era curioso, era sempre troppo curioso. Ecco, non li sente? Quando i colpi smettono, vengo sempre chiamato per aggiustare qualcosa. Ogni volta vicino al luogo dal quale proveniva il suono. C'è sempre un'ammaccatura, o una crepa, L'ultima volta ho visto un'ombra. Ero sotto una barattina e stavo sostituendo un tubo rotto. Uno che avevo cambiato poco tempo prima, quindi non può essersi rotto da solo. La luce che avevo con me si era affievolita. Ho sentito una strana sensazione, come se qualcosa mi stesse sopra. Mi sono spinto fuori dalla barattina. Poi la luce è tornata. Qualcosa è sfrecciato giù per il corridoio. Non ho visto cosa fosse. Ma ho sentito di nuovo quei colpi. Non lontano da me. Non mentirò. Ho paura di tornare di nuovo laggiù. L'Otru della casata dei Mertal ha riso quando glielo ho raccontato. Ha detto che era solo un po' d'aria nei tubi o qualcosa del genere. So cosa ho visto. So che ha preso Rem. Eccolo di Cioè. nuovo. È vicino. Proprio dietro l'angolo. Cosa hai visto? Cioè, è carino sta storia, però non ha senso. Cioè, allora io cerco di mettermi nei loro panni. È una razza iper mega tecnologica, ok? Probabilmente hanno fondato questo mondo non sapendo cosa ci fosse sotto. Poi sono arrivati questi scarafoni dal nulla e le hanno iniziate a uccidere. Va bene. Ma cazzo, ma con tutta la tecnologia che hai, perché
Non hai una telecamera, non hai dei controlli di profondità, non hai modi di sapere che cazzo ti sta arrivando addosso. O un sistema difensivo fatto meglio. Dio. Dio. Ok, uno potrebbe dire, vabbè, ma magari noi non sappiamo quanto tempo ci hanno messo a uscire. È vero, però c'è una razza così tecnologica che non si sappia minimamente difendere, è un po' una cagata. Un po' una cagata. Non è un gioco che di lore ci devo stare troppo attento, quello lo so benissimo. Però quando mi viene esposta così, due domande me le faccio. Poi le risposte non mi piacciono. Ok, apriamo la porta. Bravo, però almeno in Alien siamo terrestri, non abbiamo tutta la tecnologia del mondo, però quando iniziamo a scoprire degli alien stessi, iniziamo con i rilevatori di suoni, abbiamo delle telecamere, abbiamo dei controlli. Poi vabbè, andiamo a perdere uno stesso, però stiamo più attenti, ecco. Cioè loro spariscono nel nulla, cioè periscono e basta, cioè boh. Sono un po' troppo pippe questi alieni, secondo me. Ah, interessante. Dopo vediamo cosa fa. È quello che molti giochi dico, ma come anche nel The Ring, che trovi giochi che sono così perché devono essere così. Cioè, la gente ci muore dietro nella lore di Elden Ring. Però nessuno si chiede, ma cazzo, ma è possibile che arriviamo noi, che siamo tipo sempre il prescelto, e siamo gli unici che possono cambiare tutto? Ma non vedi nessuno che combatte, non vedi un'altra, non vedi degli esseri che si ribellano a come sta andando la storia. Cioè, arrivi quando il gioco è già stato fatto, è tutto finito. È una cosa che non mi è mai piaciuta. Sì, ma cioè, tu rivedi quanto cazzo sono tecnologici. È possibile che si fanno accoppare da degli scarafoni? Cioè, mi sembra un po' troppo forzata. È veramente. La trovo. Come dire. Deve succedere, perché sì. Poi magari adesso sblocco nuovi pezzi della storia e dico, vabbè, e mi rimangio quello che ho detto. Ma non credo. Non credo. Cioè, sono troppo avanti questi qui per non aver fatto. Hanno inventato i robot. Ok, cioè. Boh. Dov'è? Oh, no, 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 scusa, scusa. Ho sbagliato parte. Vediamo c'è il nemico lì. Ah, quindi qua posso passare. Ah, lol. Guarda, se erano più, diciamo, meno tecnologici, fai nel Medioevo sta roba qua la potevo capire, perché comunque non hai armi per combattere degli esseri così nel Medioevo, come avresti mai potuto. Però in questo mondo, cioè, boh, io sono sempre a dire, ma cazzo, ma così avanti e periscono così facilmente. Mi sembra la giustificazione di trama più che altro. Ok. Ah, va bene. Ti dovrei uccidere. Vediamo se sblocchiamo il checkpoint, però. Aspetta, aspetta. Mo' ti leggo. Adesso cerco di sbloccare un checkpoint, però poi ti leggo. No, perché non vorrei ucciderli tutti, sti esseri. Cioè, sono sicuro che c'è un checkpoint qua. Tra qua dentro. Ah, sì, lo vedo. Perfetto. Easy.
Qui già. Vabbè, posso anche morire. Vabbè, ecco fatto. Sì, sì. È la trama che ti impone. Cioè, loro hanno provato a combattere, hanno perso. Sono rimasti i robot, sono rimaste le tre belle. Sono rimasti quello che è il loro passato. Poi sei tu il loro salvatore, ma più che salvatore sei il loro boia, immagino. Cioè, ormai non credo che ci sia più niente da salvare. Gli dai solo la pace, li ammazzi definitivamente. Ciao, arrivederci. Instance. Devo trovare un modo per rompere gli scudi più facilmente. Ci sarà sicuro. So che se lo colpisco tot volte si rompe, però io sono convinto che ci sia un altro modo di rompere gli scudi. Ma proprio al 110% convinto. O gli vai dietro, che però è la solita cazzata di tutti quanti. Cioè, gli vai dietro e gli spari alle spalle. Vabbè, direi abbastanza palese. Ok, ci siamo. Lui ha gli scudi. Ci sarà un modo oltre a sparargli. Magari un punto debole in uno scudo. Posso sparargli la mano che è fuori, quello sì, però... Cioè, scusami. Non c'è un cazzo? No, raga. Ma a parte che lì c'è qualcosa, si intravede. No, non dirmi che non ci posso andare ora. No. Mi sa che è così. Ok, quindi uno ce l'ho, mi manca un'altra cosa. Va bene. Andiamo qua. Oh, da come me ne stai parlando è importante quella cosa che... Quella cosa che dovrei beccare, quindi vediamo. Oh, ma vedo un puntino rosso da qualche parte. Ma non è qua. È come se io dovessi andare qua sotto. Non è che c'è. Posso andare qua sotto? Fammi vedere. No, il buco non penso che possa... Però devi cercare. Vabbè, forse è andata meglio così. Open? No? Ok. Allora, di qua ho rushato e sono entrato e non c'era un cazzo. Di là c'è il cristallo. Di qua non c'è una minchia. Di là. Ho un po' rushato questa parte di mappa, quindi potrebbe esserci robe. What? Piaga.
Danno va sicuramente aumentato, ragazzi. Danno va sicuramente aumentato. Dell'arco per forza. Oh, basta. Lì c'è la luce. E salve. Bunker. C'è un'entrata, quindi devo andarci. Questa però è una cerca che mi è venuta in mente. Ah, ok. No, ma probabilmente non ho guardato bene. Cioè, devo guardare dove stanno probabilmente trivellando. La cripta degli Ioni. Grino. Gli Ioni, quelli di Final Fantasy. Quando ancora facevano bei giochi. Ah no. Ah, ci sono già stato. No. Ehi, dopo ci torniamo alle trivelle. No. Non ci sono stato per niente. Aspettiamo. Diario di Atostec Secondus, casata degli Almarun. Ho messo in sicurezza gli scudi per ciascuna delle tombe. Secondo le istruzioni del Primis Domum. Tanto guardo le pin. Tutti i sistemi funzionano nominalmente. Ho rilevato alcune fluttuazioni di potere minori in un paio di tombe. Ma il Primis Domum mi ha assicurato che si trovano entro un livello di tolleranza accettabile. Mi è stato ordinato carino alla stasi. La casata di Almarun deve essere conservata in una delle camere di stasi superiori. Immagino che le tombe offrano più protezione di una capsula di stasi. Quindi ho deciso di rimanere qui e monitorare manualmente i sistemi di questa tomba. Forse posso fare la differenza tra la sopravvivenza e la morte per queste scintille dell'anima. Shana, che il guardiano ci protegga. Ah, anche a te. Va bene, c'è qualcosa. Sembra importante. Oh. Oh. Mi dovrò uccidere? Beh, ho preso una cosa che mi serve, quindi del... Beh, sono incazzatissimi. Vabbè, devo cercare quindi meglio nelle trivelle. Vabbè, adesso ci torno nelle trivelle. Vedo un po' meglio che cazzo c'è. Un loot segreto, sì, però. Vediamo. Ah, le trivelle sono quelle. Ah. L'ambientazione comunque mi piace. Cioè, rispetto al labirinto e rispetto ad altri posti. Sì, sotto la trivella, ok. Oh! Oh! Che cosa ho gratto che... Che cazzo? Ah! Oh, oh! Oh no! 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 Ok. Ma vaffanculo!
Ma è dietro, Cristo! Oh! Bastardo! Non l'avevo mai visto questo. Porca miseria. Ah, non c'è nulla. Ah, buco. Vado. Buco pa 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 pa. Ok, ci siamo. Hanno detonatore. Ah no, non dovevo entrare. Merda. Quanto cazzo corrono? Che trappola di merda! Bella, l'apprezzo sta trappolina. Affrontata benissimo, ma l'ho apprezzata. Oh! Ah, non è ancora finita! Vai la Q! Cristo, ma quasi scopato! No, vabbè, ma raga. Ma veramente neanche si stanna? Ma non possono essere infiniti. Ma no, ma... Ma non possono essere infiniti. Ah, ok. Madonna. Perché qua non potevo rollare. Ah, qua sì, invece. Calma del navigatore. What? Ha più peso, ha più resistenza all'elettricità, ma fa un po' schifo contro la piaga. Carino, ma se avessi il resto del set sarebbe anche buono. Immaginavo. Da quello che avevo letto, immaginavo che fosse da utilizzare in altra area. Ah, a trivella penso che non mi serve più un cazzo. Inuocchiatevi al vostro padrone. Figlia. Carina sta cosa di cambiare, ma mette il veleno. Molto forte. Abbastanza abusabile. No, oddio, Elite. Dove? Fantasmino? Fantasmino. Porca. Roba.
sti cazzo che non sei altro che un patatmino di merda. Ah! Ah, due! Dov'è il patatmino? Ma mi sa che è lì dentro. Ma mi sa che è lì dentro, sì. No. Ah no, è là. Ok, dove sei? Ho sbagliato, adesso no. Vabbè. Se ti è capitata in questa campagna, puoi usare altrimenti può essere avventura. Non avrei altro. Se ti è capitata in questa campagna, altrimenti può essere avventura. Resta per... Ma di cosa stai parlando? Cioè, per ottenere tutto il set armatura o per altro? Questa campagna puoi usarla, altrimenti puoi usarla. Ah no, dici. Ah, dici la roba che mi serve. Le due cose che mi servono. Ok, ok. Eccoli che arrivano. E non so cosa dovrebbe servirmi, quindi non so nemmeno se dirti che mi è capitato o no. Cioè non penso però, boh. Altra cosa. Vabbè, adesso ce l'ho indosso. Porca miseria orda. Ma poi vediamo. Tanto non mi dà fastidio tenerla al momento. Porca miseria. Ma perché? Vabbè, che merda. Caduto. Aia, una mattonella mi è caduto addosso. Che cazzo è? No! Che cazzo è quel coso? Ma voi siete scemi! Ah, c'ha pure charge! Oh no! Ci avrà un punto debole, un nucleo. Mi sa che sono le gambe. No. Dai, dove cazzo hai il punto debole? No, figa! Sono morto. Punto debole, amico. Il mio è che ho finito le ammo, quindi sono fottuto. No. Ah, si sta spaccando. Ah, one shottone. Ok, devo spaccargli i pezzi, ma non avevo ammo. Il mio problema era che non avevo ammo, che ora so. E fra pochissimo vado a mangiare, però volevo vedere. Proviamo ad andare di corsa. Ci facciamo una corsetta, vediamo se sblocchiamo un altro pezzo di mappa. Guarda qua. Oh yes. Allora, devo andare a nord. Va bene, facciamo tutto dritto. Poi se rivedo quel bastardone lo uccidiamo. Allora, per ora lo cambio. Poi più avanti magari una versione di sto mob. Ho fatto un boss. Carino.
Carino, carino, carino. Ehi, raga, ma... Wow, ma quanti siete? Oh, tu hai corso! Orda! Bello! Aia, che bel roll che ho fatto! Meno male che è finita. Ah, non è un grosso problema. È long range la pistola, mi dà un bel po' di felicità. Figa, mi ricorda troppo Soma questa parte di mondo. Ma veramente troppo Soma come ambientazione. Ah, basta rollargli contro ed è fatta. Maledizione. Ma quante cazzo ne so? Beh, belli, avete un po' rotto la minchia. Vabbè, sono scrauti. È un costrutto addirittura. Vediamo un po' sta distance. Ok. 3000 denari. Beh, è strano che minano su una grossa astronave. Cioè, come se avessero costruito... Vabbè, c'è un astronave in Warhammer che è tipo un asteroide gigante, però... Oh, guarda che posto che è questo. Attore invisibile. Diamo un'occhiata un po' a che tipo di nemici ci sono. Ok, sembra un'area abbastanza che... Beh, che va verso lungo. Arriva. Ah, robot qua. Ah. Ok, anche se muoio non è un problema. Che volevo vedere i nemici più che altro. Ok, dai. Allora, il livello è 13 dell'instance. Io sono a 12. Torniamo dietro, diamo dei piccoli buff e poi vado a mangiare. Quindi, qua potrebbe andare bene sia l'arco che il fucile. Ok, probabilmente mi verrà spiegato di più appena andrò avanti. Nerud. Ah, mi dovevi dire come sbloccare l'armatura quella lì, iper pesante, eh? Che mi hai detto ieri, prima che staccassi, che c'era. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Lancia un nuovo alieno che esplode all'impatto, rilasciando 5 granchi spaziali. I granchi seguono il lanciatore balzando sui nemici entro 4 metri ed espandendo e fuggendo 60 danni ciascuno. Ah.
La vediamo? Ma non saprei neanche dove cazzo metterla, vi dico la verità, cioè... Buh. Vediamo l'arco se si potenzia, sì, addio anche a te. Quanto sta il mio arco? Vuole 600 denari sto cazzo. Minchia quanto cazzo costa. Ah, 5. Ma infatti c'è un punto di mappa dove non ho esplorato. A presto. Fammi dare un'occhiata. Percorso impossibile. Ma io c'avevo una parte qua, se non mi ricordo male, che non avevo esplorato. Non scopri casualmente perché si tratta di fare parkour. No, non qua. Qua c'era il cubo e basta. Ma non credo nemmeno qua, guarda. Io penso di averlo intravisto. Perché secondo me quello che dici tu è... Qua, vedi? Però non so come arrivarci. Qui. E poi dovrei vederlo. No, aspetta. Aspetta. Che cazzo era? L'ho perso. Qui. Quindi se io vado di qua forse lo vedo, vediamo. Devo fare parkour. Ma legati dalle palle. Pure l'elite. Ah, vabbè, uno stronzo. Sto cazzo è stronzo. Banculo. Madonna quanto ti odio. Ok. Dovrei comunque fargli più danno, eh. Finita. Allora. Ma io volevo... No, ma qua è chiuso. No, dopo non ci arrivo. Lì dovrei andarci. Là. Oh, da! Vaffanculo. Infatti non so proprio come arrivarci. Ti dico la verità. Non qui. Dovrei andare a guanti.
fatto. Ah, ok, va bene, niente. Allora me lo guardo in un video così mi faccio un'idea. Quindi tu parti da qua dove sono appena morto. Mica che sta mappa poi è un casino, dirò. Vai qui. Ok. Amo? No, non è lì. Quello? Quello non è quello che distrugge, sì. Non è qui. Quindi qua. Andando dove sono morto prima, eh. No, ancora la palla, figa. Che velocità nel sparare. Ehi, apriti. Ho capito, ma ha sparato un milione di volte. No, non sta messa vedendo dall'alto, ti butti e ci vai dentro. Per ora. Vedi? No, non sta messa. Ah, oddio. Quindi tu dici che potrebbe essere qua? Forse là sotto? Lì potrebbe essere. E qua. Lì è un portale. No? Guardalo. Oh cazzo. Oh merda. Mi sono dimenticato il moveset di sta merda. No! Merda. Ma che cazzo? Ok. Ma vaffanculo! Aspetta lì. Sì, ci aspetto. Però non ci potevo andare.
Sotto c'è qualcosa. No? No. Non devo entrare? No? No? Però io sto aspettando. Dimmi te, devo entrare dentro il portale o no? Vabbè, ci entro, al massimo esco, dai. Quindi... No, non c'è un cazzo. Ok. Ma veramente devo fare ste robe in sto gioco? Se una volta che mi dici che devo guardarmi bene, ci sto attento. Ok. Qua. Aspetta. Va bene. No, come aspetta? No. Mi sono inculato. Vabbè, posso tornare indietro. No, bene, mi hai fatto preoccupare. Ok. Mi muto un secondo, ragazzi. Beh, ti dico la verità, se non me l'avessi detto non avrei mai guardato così. Beh, ma ho guardato bene in giro, sono stato attento e via. Avere la meglio sui tutto Jessica, come insetti. Ok. Ah, ma sei carbonio, tuttavia non sto bene in giro, troppo presenza per la sua... Attenzione, si sviluppano un'armatura a combattimento migliorata nel mio ultimo testo. Mi ero arrangiato con i pezzi, metterlo... Questa volta... Tempo... Per un tempo... Va bene. Ok. Abbiamo una scoperta affascinante, una struttura a torre di... chiaramente non umana. Ho impressione di che sono. Niente, lui parla strabene in questa armatura, vediamola. Qua c'è il mitra. E l'armatura? Oh, sì. Eccola qua, armatura di tipo letto.
E tutta l'armatura, spero. Ah, sì. Ok. Iper mega pesante, ho già capito. Ma devo farlo di fila? Ho sentito parlare gli Otobi di sta roba. Cioè veramente? Ma non di fila! E se riuscissi a indossarla la potrei anche provare, non è proprio così brutta. Il problema è che pesa un'infinità e mezzo. Quanto dovrebbe essere un po' meno, via? È già 75. Cioè il roll che uso di solito, sì, andrebbe bene per me. A me andrebbe bene così, cazzo. Posso... c'ho qualcosa per abbassare leggermente il peso? Ma proprio leggermente. Non c'ho niente. Da letto? Poi da range sbloccherai un amuleto. Dobbiamo portare a rollare. Eh beh, io comunque ti dirò, la userei anche, eh. Cioè, quanto mi dà l'armatura sta roba? 78 per intanto era 78. Beh, è una bella difesa, figa. Si sì, sacrifichi il roll, vabbè, che poi a quanto ho capito, aspetta che muoio. Quanto ho capito riesce a rollare. Però meno 50% di danno. Il danno è sempre elevato dei nemici, però boh. Beh. Da Regi sbloccherà un amuleto che ho detto serve per poter rullare. Eppure io penso di averlo visto quell'amuleto. Da Regie. 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 Ma vado a vedere. Vedo sta ultimissima cosa, poi vado a mangiare. E devo rollare 100 volte. Vabbè. Forward, chi è Regia? Non me lo ricordo. Rings. Cassa. Eccolo qua. Avanti a sinistra. Non ce l'ho. Cioè, lui regge, eh sì. No, non ce l'ho ancora. Non ce l'ho ancora. Niente, vabbè, dai, ricordiamocelo. Vabbè, non vedevo un amuleto. No. Prenditi cura di te, capito? Ah, devi spanciare 100 volte prima. Ma ripeto, lo devo fare di fila? Ma è una tortura, figa. Raga, io metto quasi quasi l'autoclick mentre vado a mangiare. E tanto devo solo premere spazio, vero? Eh no, perché devo muovermi anche avanti. Non di fila. Ma il mio problema è se sloggo, vabbè, non sloggo adesso. Dai, mi metterò a farlo off stream dopo mangiato. Non so perché mi dite questo. Ma se mi dite... Ho sentito Yotobi che diceva una roba simile. Non pensavo di esserci già arrivato a quella parte lì. Minchia, che tortura. Minchia, sto gioco c'ha delle parti veramente che servono per torturarti. Non per giocare, per
Tu voli? Ah no, per torturarti. Niente, non sloggo. Ma vado a mangiare. In seguito, quando arriverò, avrò finito sta missione. Adesso non so se giochiamo a Remnant o se la mia ragazza voglio fare un po' di Animal. Ma comunque in seguito ce l'avrò. Sta roba. Vediamo. Vabbè. A dopo. Ciao belli. Ho 1000 denari. Manco so se riesco a pigliarlo. Vabbè, vediamo.